Buongiorno a tutti, oggi facciamo la bietola, un'avvertura molto buona e adesso vediamo come renderla ancora più saporita. La laviamo bene, la scoliamo, mettiamo una pentola con un po' di acqua e un po' di sale sul fuoco e la facciamo bollire per circa 20 minuti. Qui abbiamo la nostra pentola con l'acqua che ho messo sul fuoco. Aggiungiamo un po' di sale e mettiamo la nostra verdura. Una volta che abbiamo messo tutta la nostra verdura, non vi preoccupate che perderà di volume, mettiamo un coperchio e lasciamo cuocere 20 minuti. Bene, abbiamo fatto bollire la nostra verdura e l'abbiamo scolata. Come vedete, esce il vapore, è ancora calda. Un'operazione semplicissima. Prendiamo due coltelli e diamo proprio due tagli, giusto per farla diventare un attimino più accessibile alla nostra padella. Basta così. Basta veramente un taglio a croce così. Possiamo riutilizzare la nostra padella. Mettiamo uno spicchio d'aglio e un po' di olio d'oliva. Lasciamo riscaldare e profumare l'olio con l'aglio per una trentina di secondi. Bene, a questo punto, quando inizieremo a sentire anche il profumo dell'aglio, possiamo già toglierlo direttamente adesso dall'inizio per non appesantire troppo il gusto. Prendiamo la nostra verdura, la facciamo cadere nella pentola, diamo una mescolata veloce veloce e abbassiamo la nostra fiamma al minimo. Mescoliamo la verdura una decina di secondi in modo da fargli assorbire il nostro olio profumato all'aglio. Prendiamo del pan grattato, aggiungiamo una manciatina di pan grattato e mescoliamo ancora un pochettino, non ne mettete tantissimo, basta giusto un pochettino per renderla più rustica. Vi posso garantire che è veramente molto buona, provate, tanto non costa niente. Ed è semplicissimo come avete visto prepararla, bastano veramente pochi minuti e in questo modo date un tocco aggiuntivo alle vostre verdure che saranno veramente deliziose. A fuoco lento un paio di minuti e il piatto è pronto per essere servito. Ecco fatto, non serve tostare il pan grattato per fare questo piatto. Questo piatto è già buonissimo così, semplice e veloce. La nostra verdura è pronta, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Provate a farle e vedrete come sono veramente saporite. Ciao e un bacione a tutti, ragazzi.